Cari amici e telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport ad Orte TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo di sport all'aria aperta. In questa puntata parliamo di rafting, la discesa sui fiumi a bordo del gommone. E finalmente si parte per la nostra discesa sul Tevere e nel cuore di Roma. Ci siamo noi, dicono in rafting alla scuola del fiume, le ragazze della nazionale, un gruppo di studenti romani e alcuni universitari del progetto Roma in Rafting. La giornata è perfetta e via sulla corrente, passando sotto i ponti che uno dopo l'altro sono un modo nuovo per scoprire la città. Il primo che incontriamo è Ponte Duca d'Aosta, collega il Foro Italico al quartiere Flaminio. È lungo 220 metri e largo 30 metri. Marco, tu da responsabile della Federazione Italiana Rafting a Roma hai ideato questo bellissimo progetto. Di cosa si tratta esattamente? Sì, Roma in Rafting è un progetto che tende ad avvicinare le scuole, i turisti, ma chiunque voglia avvicinarsi al fiume, rivalutando questo ambiente fluviale dentro il cuore di Roma, quindi City Urban Raft. L'intento della nostra trasmissione con il rafting alla scuola del fiume è proprio quello di cercare il connubio tra fiume e storia che si sviluppa intorno ad esso. Qui cosa possiamo vedere? Qui possiamo vedere la storia e l'architettura di diversi ponti storici, potremo vedere alcuni monumenti come la Rapacis, il palazzaccio, il Palazzo di Cassazione, Ponte degli Angeli, Castel Sant'Angelo e la grande bellezza di San Pietro da uno scorcio molto particolare del Tevere. Quindi il percorso parte da Ponte Milvio e dove si conclude? Si conclude sotto Ponte degli Angeli, passando anche a fianco a tutti i circoli storici di canoe e canottaggio che presto vedremo nel nostro percorso. Stefano, tu che sei un esperto perché sei direttore tecnico della Federazione Italiana Rafting, quali sono le cose che si possono fare a livello agonistico sul Tevere? Sicuramente su questo fiume si potrebbe fare una gara lunga, una classica, perché anche se non ci sono delle rapide è abbastanza complesso navigare su questo fiume a causa del vento e un po' dei cambi di corrente. Quindi non è un fiume facile, anche se lo vediamo abbastanza piatto. Sicuramente crea qualche problema. Ponte Matteotti, lo scalo del Pinedo con il monumento a Giacomo Matteotti, la Rapacis. Lungo le sponde del Tevere è un susseguirsi di monumenti e palazzi, con Marco Caldera che fa da cicerone. E quella chiesa là invece particolare cos'è? È detta l'unica chiesa gotica qua di Roma, detto il Piccolo Duomo. È molto particolare, è una chiesa anglicana. Stiamo arrivando in una zona particolare in quanto sulla nostra sinistra possiamo vedere la canottieri Tevere Remo e la scuola romana nuoto, che sono due tra i galleggianti più antichi di Roma, che ne attribuiscono anche così un valore sia storico ma anche sportivo. La scuola romana nuoto ha dato i natali a Bud Spencer, in arte non mi ricordo il nome, di battesimo, che è stato il primo uomo nelle Olimpiadi di Tokyo, italiano, a scendere sotto il minuto alle Olimpiadi nel 100 stile libero. Poi è diventato quello che sappiamo tutti, un grosso e soprattutto grosso, importante attore. Siamo arrivati al palazzaccio, così i romani chiamano il Palazzo di Giustizia, sede della Corte Suprema di Cassazione. Davanti a noi c'è Ponte Umberto I. Abbiamo percorso quasi 5 km da quando siamo partiti dal centro Remiero, ma il tempo è davvero volato e soprattutto davanti a noi si apre uno spettacolo unico al mondo, quello della cupola di San Pietro. Bene, stiamo quasi arrivando a destinazione, in lontananza vediamo già Ponte degli Angeli davanti a Castel Sant'Angelo e uscendo dal ponte sotto Umberto I abbiamo visto il cupolone di San Pietro che spicca all'orizzonte. Again,
discesa finita. È tempo di sbarcare e preparare i gommoni per il ritorno alla base. È stata una grande esperienza, una discesa davvero unica al mondo, perché scoprire Roma dal fiume è una grande emozione. Anche per chi, come gli studenti romani, la città la conoscono bene. È una conclusione perfetta per la nostra avventura. Un'avventura, quella di con il rafting alla scuola del fiume, cominciata in Valle d'Aosta sulle rapide della Dora Baltea, in occasione dei campionati italiani di rafting. Con gli equipaggi che arrivavano da tutta Italia, abbiamo scoperto i segreti del rafting agonistico e delle gare organizzate dalla Federazione Italiana Rafting, che però non pensa solo alle gare. La FIRAT, infatti, si impegna per promuovere, specie con i più giovani attraverso il rafting, una migliore conoscenza non solo del fiume ma di tutti gli aspetti del territorio che gli sta attorno. Da qui è partito il progetto con il rafting alla scuola del fiume e come è nato ce l'ha spiegato il presidente della federazione Danilo Barmaz. Il progetto si chiama Con il rafting alla scuola del fiume e è un progetto della federazione aiutata dal CONI. Ma come mai si chiama scuola? Come dice la parola, perché a fianco a una formazione agonistica dei nostri atleti cerchiamo di implicare tanti ragazzini a conoscere il fiume, sì sportivamente, ma anche con quelli che sono i suoi lati di natura, cultura, castelli, ambiente, eccetera, eccetera. All'insegna delle rapide, quella sulla Dora Baltea, ma soprattutto una puntata che ha fatto conoscere a un gruppo di studenti due grandi campioni come Gloriana Pellissier, campionessa di sci alpinismo, e Bruno Brunot, campionissimo di skyrunning. E poi ci ha permesso di scoprire un percorso davvero unico e di arrivare dentro il museo del Forte di Bard. Ciao, ci vediamo in Valtellina! Ciao! Ciao! La nostra seconda tappa è stata in Valtellina, dove abbiamo conosciuto Benedetto del Zoppo e il suo club, la Daviva Indomita Valtellina River, uno dei club di rafting più vecchi in Italia che nel 2013 ha anche organizzato i campionati mondiali di canoa fluviale sull'Adda, un fiume che ha ospitato le prime gare di rafting in Italia. E grazie a Benedetto e con gli studenti di Sondrio e gli atleti della nazionale maschile juniores abbiamo conosciuto Walter Menegola e la sua cantina, che ci ha portato a scoprire il fascino e la bellezza dei terrazzamenti della Valtellina, un ambiente tutto costruito dall'uomo degno di diventare patrimonio dell'UNESCO e dell'umanità. Così, dopo gli allenamenti degli equipaggi juniores, che sotto la guida di Stefano Pellin, direttore tecnico delle squadre nazionali, hanno provato le partenze della gara testa a testa, assieme agli studenti di Sondrio, abbiamo disceso l'Adda. A farci da guida Nicola Giana, accompagnatore di Media Montagna, che ci ha raccontato perché la Valtellina e l'Adda sono ambienti davvero unici. Come è andata? Bene. Elena, eravamo in Valle d'Aosta. Siamo in Valtellina, dobbiamo arrivare in Valstagna. C'è un po' di strada da fare. Eh sì, c'è tanta strada da fare. Allora andiamo. Ci vediamo a Valstagna!
Ivan Pontarollo e gli amici del suo Ivan Team, con l'affascinante casa sul fiume, ci hanno portato alla scoperta del Brenta, un fiume che abbiamo disceso in compagnia di un gruppo di scolari di Valsagna e che ci ha riservato la sorpresa dell'incontro con una zattera. Modo di scendere il fiume antichissimo che abbiamo potuto ammirare assieme a Tatiana Guderzo, campionessa di ciclismo. Ma il Brenta è stata anche la scoperta dello slalom, prima seguendo gli allenamenti degli atleti del Val Brenta e poi provando anche noi, con qualche piccolo problema, il difficile gioco del percorso tra le porte. Va, Stefano, va. Anche questa è andata. Elena, guarda che cosa mi sono portato. Oh, sta benedetta cartina. Aosta, Valtellina, Valsagna e adesso Roma. Ci conviene andare. Ma il nostro viaggio non era finito, mancava l'ultima tappa, Roma e il Tevere, tra sport, ambiente e cultura, assieme agli amici del Tirrenia Todaro e a Marco Caldera. Una tappa davvero intensa in un panorama unico per dire che... Abbiamo finito, grazie a tutti quelli che hanno partecipato a Con il Rafting alla Scuola del Fiume, trasmissione della Federazione Italiana Rafting. Ma il fiume è davvero una scuola? Sì! Starts over again. One more broken promise, full of empty words. They work like a virus, always numbing the hurt. And I'm still here, watching the clock, asking. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di sportoutdoor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport, all'aria aperta, siamo in onda con vari format televisivi, estivi e invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Puntata questa, tutta dedicata al rafting, come avete visto abbiamo parlato della discesa sui fiumi a bordo di gommoni. Potete rivedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul nostro sito sportoutdoor.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. In ogni caso ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni.